Per gli amici di Radio Caserta TV, Paolo Cagliazzo, quella visita è inaspettata. Non te l'aspetti proprio che arriva, una famiglia non se l'aspetta, è una famiglia perfetta, non se l'aspetta, forse se l'aspetta più lo spettatore che quando comincia a capire la trama che è la famiglia. E quando arriva inaspettata sono quelle visite che dico io spostano l'asse terrestre di una famiglia. Cioè Belle e Buono non capiscono più niente, comincia a cavalcare un'onda e non la fermi più. E c'è questo protagonista che è sempre orgoglioso di essere stato una persona corretta, che rispetta tutto, rispetta tutti, rispetta la legge, non tiene ancora tutti i punti in coppa patente. A un certo punto ha un'accusa così infamante per lui, per cui perde la testa e va fuori controllo. Quando una persona per bene va fuori controllo è la più pericolosa perché è ingestibile. Invece ha un solo difetto, è tifoso sfegatato di Diabolik. Non è un difetto, perché tutti quanti, noi dai ragazzi, noi dai ragazzi, molti erano seguaci, ancora oggi i film ci sono. Perché non Criminal? Ma non è tanto per Diabolik, è perché questa commedia come mood, come fondo, c'ha il fascino del male, in sceneggiatura si chiama così, cioè perché gli spettatori molto spesso sono attratti dai cattivi e non dai buoni. Allora Diabolik sostanzialmente era il ladro, era un mariolo e nessuno mai ha fatto tifo per l'ispettore Ginko. Allora da lì partiamo, cominciamo a fare un'analisi del perché lo spettatore, quindi se noi abbiamo fatto il tifo per Diabolik, ma tiriamo in ballo proprio anche persone più importanti, andiamo a Jack Sparrow, andiamo a Scarface, andiamo a Gomorra, a Mare Fuori, cioè ci sono un po' di citazioni all'interno di questo spettacolo, e soprattutto è una famiglia che ha fatto una grande scorpacciata di queste serie crime sulle piattaforme, sulle TV, e quindi ogni tanto si crede di essere in una di queste serie e fa dei comportamenti goffi, naturalmente, rocambolesche, gag, quindi la commedia è divertente, ma proprio di più. A noi ci siamo divertiti tantissimo a prepararla e sono nate tante cose in scena che tu naturalmente non riusciresti mai a scrivere. Quindi se tocca solo voi, noi già ci siamo divertiti, ma vi dovete venire a divertire voi. Comico tutto da ridere fino al 25 di febbraio, qui al Teatro Augusteo. Di Napoli, Teatro Augusteo di Napoli, 16 al 25 febbraio. Vi aspetto, numero 26, ci trovo di più. Allora, ma diventa un film, E noi girandola, anche scrivendola, io quando l'ho scritta, era veramente quasi una sceneggiatura cinematografica. E quindi ci sto pensando, se c'è qualcuno che volesse fare un film, mi avrei prima con me, capisciamo tutti e due insieme come si potrebbe rifare. Quando abbiamo capisciato tutti e due, allora noi facciamo una sceneggiatura e facciamo proprio a Hollywood, sta là, sta aspettando a me. Quella visita inaspettata fino al 25 febbraio, da stasera, abbiamo oggi 16 di febbraio al Teatro Augusteo. Paolo Cagliazzo, grazie. Prego.